Quindi se io ho qui la mia cella d'amplificazione e qui ne ho un'altra dove uno dei due sostanzialmente mi pilota, l'uscita di uno dei due mi pilota all'ingresso dell'altro. Adesso la faccio semplice, metto solo le resistenze sopra, non le metto sotto, tanto il concetto si capisce. Stabilizziamo però qui. Scusate, questo sembra una bobina, invece deve essere una resistenza orribile. Ok. Allora, se io qui sostanzialmente, se il segnale tra questi due punti, diciamo che ho 10 volt di potenziale disponibile tra questi due perché c'è la mia batteria, se il segnale massimo tra questi due punti è 10 volt, io ho poco da amplificare qui, quindi può farmi più comodo invece che il segnale avere un'altra resistenza qui, per esempio, in modo che il segnale tra questi due punti massimo non sia 10 volt, ma che ne so, 2. L'amplificazione è progressiva, non si ricorre a un solo transistor per amplificare tutto, perché probabilmente non può, cioè avete nella risposta ingresso, avete delle curve che hanno una regione non molto ampia di linearità affidabile, e quindi se da qui diciamo guardate quant'è il massimo a cui potete arrivare, scoprite che non so, avevate qui un segnale di 0,1 volt, il massimo a cui potete arrivare è 1 volt, e allora qui vi fa comodo una differenza di potenziale di quell'ordine di grandezza. Poi sfrutterete la curva corrispondente di questo transistor per alzare un altro po'. È chiaro che se io avessi qui un unico transistor che ha una capacità lineare di amplificazione enorme, per cui il mio 1 volt di differenza di potenziale da questi due punti me lo trasforma subito in 100 volt, me ne mettono solo, ma non esiste questa cosa. Avete bisogno di una serie, è una scala la cosa, avete bisogno di una scala successiva di amplificazioni per evitare distorsioni e perché fisicamente meno ogni transistor singolo amplifica e più potete stare in regime lineare, perché è stretta la banda del segnale che voi andate a amplificare sostanzialmente. E meno è obbligato ad amplificare ogni singolo transistor. E quindi conviene averne tanti in sequenza che avranno proprietà diverse. Le proprietà di questo non saranno le stesse di questo qui, probabilmente non saranno tutti identici. Vediamo un altro utilizzo, invece utilizzo come porta logica. Allora, io qui ho questo è un NPN e questo è il contrario, PNP. Allora, questo è il punto A, questo è il punto, diciamo, a potenziale 0, questo è un punto a potenziale 1. Sono i vostri, vabbè, l'ho chiamato 0 e 1, in realtà il potenziale qui, qui sarà 0, non sarà 0 né qui né qui, però questo potenziale mi rappresenta quella che è l'unità analogica, cioè l'unità logica, e questo mi rappresenta quello che è lo zero logico, se volete la negazione, l'affermazione, come pare. Allora, A può trovarsi, c'è solo due possibilità, a questo potenziale oppure a questo. Allora, se A si trova alla
Dunque, voi avete il vero quando il vostro potenziale si trova, però scusate per attenermi alla dispensa, questo lo chiamo 1 e questo lo chiamo 2. Così, perdonate, ma così mi attengo alle notazioni della dispensa se non facciamo casino. Allora, quando A si trova al potenziale 2, questo lo chiamiamo vero. VA uguale V2, vero. VA uguale V1, falso. D'accordo? Stesso discorso per VB. Allora, a seconda che questo dispositivo, se VA è al segnale falso, qui vi dà un vero, vi dà VB al potenziale di 2. Se invece VA è al potenziale di 2, vi dà VB al potenziale di 1 e quindi rovescia la logica del vero e del falso. Allora, sostanzialmente, se VA è uguale a V1, quindi nel caso del falso, quindi VA praticamente sta qui al potenziale della Terra, non avete, praticamente voi state portando questo, scusate, lo chiamo alfa e questo lo chiamo beta. Allora, se VA uguale V1, il nostro alfa non fa passare corrente, mentre beta la fa passare. Alfa lascia, cioè alfa non lascia passare corrente, è un'interruzione, mentre questo lascia liberamente che la corrente passi. Questo perché vi ricordate? Allora, questo è praticamente NPN, è uno strato P e sopra avete due piccoli strati N. Questi sono i due piccoli strati N e qui ci avete un potenziale. La corrente passa quando questo si porta ad un potenziale positivo. Intaccato tra i due strati N riesce a passare corrente elettrica. Quindi per avere passaggio di corrente elettrica, scusate qui, per avere passaggio di corrente elettrica questo deve essere un potenziale positivo. Potenziale positivo rispetto a che cosa? A questo e a questo. Ora, siccome VA si trova al potenziale di questo, non è questo il caso, cioè non avete un potenziale positivo rispetto, vabbè, qui l'unico punto che è connesso per adesso è questo qui, quindi devo valutare VA rispetto a, abbiamo detto VA sta a V1 e non V2. La nostra connessione, scusate, ecco, ho dimenticato il dettaglio più importante perché se no non si capisce cosa io dica quando parlo di positivo e negativo, la batteria viene connessa in questo modo. Quindi quando VA è sostanzialmente, quando VA è al potenziale di 1, quello che noi chiamiamo falso, allora sta a un potenziale sostanzialmente positivo. Quindi beta passa corrente. Quindi, allora scusate, alfa no, beta sì. Beta passa corrente, alfa non passa corrente per la ragione opposta, perché avete questo discorso dei cosi che è rovesciato. Quindi io ho bisogno di un potenziale negativo qui per far passare corrente, per avere un potenziale negativo qui, che significa negativo rispetto a questo. E però se abbiamo detto che VA sta allo stesso potenziale di questo, non c'è nessun potenziale negativo qui sopra. Mentre invece se sta a livello di questo, c'è un potenziale più positivo di questo qui, A è un potenziale più positivo di questo qui, e quindi avete qui un potenziale più positivo rispetto allo substrato, a quello del substrato, e quindi questo lascia passare corrente. Se VA è uguale a V2 e niente, si rovescia la situazione. Nel momento in cui VA diventa uguale scusate, a questo potenziale V2, questo non trova più, qui non c'è più il potenziale che vi richiami le cariche elettriche, perché è lo stesso potenziale a cui è connessa la giunzione. Questo. Invece qui si verifica quella situazione che abbiamo studiato la pagina precedente, ossia avete un potenziale, scusate. Allora, questo è PNP, sì, questo è il PNP, avete la situazione, non quella studiata la pagina precedente,
Ma qui avete la situazione che vi serve per il PNP, che è fatto con il P qua sopra, il P qua dentro e l'N qui. Quindi vi servono cariche negative qui nel conduttore esterno, nel gate, per avere un richiamo qui di cariche libere positive, che quindi consente il passaggio di corrente elettrica. Quindi in questo caso questo alfa sì e beta no. Allora, quello che succede è che quando avete la prima configurazione, VA è potenziale 1, passa corrente attraverso beta, allora questo praticamente il punto B si viene a trovare lo stesso potenziale di 2. Non passa corrente attraverso A, quindi questo sta a un potenziale molto diverso, attraverso alfa ha un potenziale molto diverso da questo. Quindi B si viene a, quindi A abbiamo detto sta a potenziale 1 e invece B sta a potenziale 2. Quindi B ha il valore fa, ha il valore, se questo era il valore falso, questo è il valore vero. Viceversa, per la seconda situazione. Ora uno può dire, ovviamente, capite che avete attribuito VA uguale falso e VB uguale vero è completamente arbitrario. Quello che non è arbitrario, una volta che hai preso la decisione potevi prenderla opposta, è il fatto che questa decisione si rovescia quando passi da A a B grazie a questa doppia connessione. Un mini circuito integrato, uno dei primi che girava, due resistenze, e qui una serie. Dunque, nel circuito integrato il transistor si indica aperto, cioè senza il cerchio sostanzialmente, cioè rimane il simbolo del transistor, ma è la rete senza il cerchio. C'è una freccia qui per indicare se è il. Che tipo di transistor è, PNP oppure NPN? In questo momento, perdonatemi, ma non mi ricordo il verso della freccia. Che cosa? Allora questo viene connesso, l'uscita di questo, come prima, è connesso all'entrata dell'altro, e anche l'ultimo. Quindi sostanzialmente avete un amplificatore del tipo di quello che vi ho disegnato, questa è l'uscita. Questi sono connessi tutti e tre all'alimentazione, a uno dei due lati di alimentazione. Allora vedete che questo ha sostanzialmente quattro connessioni, un ingresso, un'uscita e due che servono per l'alimentazione, e questa qui probabilmente fa anche da terra, quindi in realtà l'ingresso si forma tra questo punto e questo, l'uscita o tra questo e questo o tra questo e questo, come volete, fa lo stesso. Ora, questo a 3 si chiamava, cioè aveva un nome che riportava, sì, si chiamava TAA863, vabbè, una sigla, è una roba di 50 anni fa, è uno dei primi integrati, era 5 mm di dimensione, quindi avete sostanzialmente in questi 5 mm 3 transistor. Oggi il singolo transistor MOSFET può avere un diametro di 20 nanometri. E significa che per arrivare a fare 1 mm dovete moltiplicare, dovete metterne 50.000. Se poi il vostro millimetro è cubo, elevate a potenza, diciamo a seconda, terza potenza, a seconda della geometria, probabilmente sarà una geometria planare, probabilmente, quindi al quadrato, ma vi può dare un'idea su quanti ce ne siano in un dispositivo fatto oggi. Ecco, l'unica cosa, restano insostituibili il semplice transistor grosso, cosiddetto di potenza, e poi le valvole quando avete a che fare con grosse intensità di corrente che brucierebbero il vostro integrato.